Benvenuti nel mio ufficio, viaggiatori. Siamo quasi arrivati alla puntata 250 di Diario di Viaggio on the Road, che sarà anche il 400° video sottotitolato su questo canale YouTube. Siamo arrivati al traguardo di 1500 iscritti, mi sembra il caso di celebrare tutto quanto con una piccola FAQ. Risponderò alle vostre domande. In realtà voglio annunciarvi con questo video due differenti FAQ. Innanzitutto, il prima possibile, purtroppo non già nella puntata 250 per mancanza cronica di tempo, ma presto e comunque entro la fine di gennaio, risponderò alle vostre domande, alle vostre curiosità su di me, sul mio lavoro, su questo canale YouTube, sul futuro, eccetera, eccetera. Potete lasciarmi tutte le domande che volete sotto nei commenti. Ma non solo, visto che ha avuto un certo successo, voglio anche annunciarvi un'altra FAQ sulla sicurezza, questa a parte. Abbiamo già fatto la FAQ come effettuare una chiamata al numero unico di emergenza 112, la lascio linkata sul doobly-doo e sulla scheda là in alto, se non l'avete già vista. Dategli un'occhiata, perché voglio fare un'altra FAQ sulla sicurezza. Una FAQ che questa volta comincerà con la domanda: quando è il caso di chiamare il numero unico di emergenza 112, che è la prima domanda a cui darò una risposta, e poi risponderò di nuovo alle vostre domande, alle vostre curiosità sulle attività di emergenza, sulle attività di protezione civile, sulle situazioni di emergenza e come ci si deve comportare, e situazioni di questo genere. Visto che ho avuto un buon successo, voglio ripetere l'esperienza. La FAQ generale, quella in cui risponderò alle vostre domande, andrà sul canale prima della fine di gennaio, mentre questa FAQ sulla sicurezza direi che andrà entro la fine del mese di febbraio, giusto il tempo di raccogliere le domande e di fare tutto quanto. Io direi l'ultima domenica di febbraio questa FAQ sulla sicurezza. Quindi avete spazio nei commenti, lasciate tutte le domande che volete, sia sulle curiosità su di me, che quindi vi risponderò in questa prima FAQ, sia eventualmente domande sulle situazioni di emergenza, a quelle risponderò sulla FAQ sulla sicurezza. Bene, grazie per l'attenzione e ci vediamo su questo canale. Ciao a tutti!